Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale, io sono Claudia, questo è Creativamente e oggi siamo qui per vedere insieme come realizzare un grazioso fiocco nascita all'uncinetto con la base in compensato a forma di cuore, poi l'ho abbellito applicandoci uno sticker con scritto "è nato" e dei bottoni che sono andata a cucire sopra al mio fiocco, quindi questo è il risultato finale. Poi qui ci ho fatto con il naso di raso l'appendino per essere appeso ed ecco che è pronto per l'uso. Si può realizzare ovviamente nella versione maschio e nella versione femmina. Io spero che questo progetto vi piaccia, vi lascio il tutorial e aspetto le foto dei vostri, delle vostre creazioni sul gruppo di Facebook Mari e l'amico Uncinettine. Un bacione, ciao! Quello che ci occorre per realizzare questo fiocco nascita è una base grande a forma di cuore, della lana io utilizzo questa lana qua Stella, un uncinetto numero 5,5 con cui andremo a lavorare il tutto e uno stickers per maschietto "è nato un bimbo" che poi andremo ad applicare sopra il cuore. Quindi vi ricordo che tutto il materiale lo trovate sul sito www.piaceriamari.it, in particolar modo i nostri sticker che sono una delle nostre novità per questo autunno e le basi di compensato. Allora, come prima cosa andiamo a prendere la nostra lana e facciamo un cappio di inizio lavoro. In questo modo andiamo ad inserirci nel foro qui della punta del nostro cuore con l'uncinetto. Usciamo col filo così e chiudiamo facendo una maglia bassa in questo modo. Dopodiché nuovamente entriamo nel foro, agganciamo il filo sul retro, lo estraiamo e facciamo una seconda maglia. Ancora una volta puntiamo sempre nello stesso foro, agganciamo nuovamente il filo, usciamo, voilà, e facciamo una maglia bassa. Quindi abbiamo fatto tre maglie basse all'interno di questo primo punto qui che è il vertice del nostro cuore. Ci spostiamo nel punto a fianco e andiamo a lavorare due maglie basse in questo foro. Quindi una, rientriamo e lavoriamo la seconda. Lavoreremo due maglie basse per quasi tutto il nostro lato, precisamente per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, altri 10 fori andremo a lavorare 2 maglie basse per ogni foro. Arrivati a questo punto, nei tre fori successivi, quindi 1, 2 e 3, andremo a lavorare 3 maglie basse per ogni foro. 1, 2, entro ancora una volta. Stessa cosa per i due successivi. A questo punto nel foro successivo andiamo a lavorare 2 maglie basse, 1 e 1, 2, e nel foro centrale andiamo a fare solo più una maglia bassa, quindi puntiamo qui e andiamo a fare una maglia bassa. Ecco che siamo arrivati alla metà del cuore. A questo punto dobbiamo ripetere lo stesso procedimento che abbiamo fatto di qui dall'altra parte, ma a specchio, ovvero 2 maglie basse, 3, 3 e 3 maglie basse, tutte 2 maglie basse fino ad arrivare nella punta del cuore. Ok? Esattamente allo stesso modo, quindi nel primo foro 2 maglie basse, nei 3 successivi 3 maglie basse e poi tutte 2, esattamente come abbiamo fatto da questo lato. Una volta arrivati alla fine dobbiamo inserirci nuovamente nel foro qui d'inizio del vertice del nostro cuore e andare a lavorare ancora altre 3 maglie basse. Quindi una, due e ancora una.
3. Voilà, ci inseriamo nel primo punto lavorato e chiudiamo il giro con una maglia bassissima. A questo punto andiamo a fare 2 catenelle che sostituiscono una mezza maglia alta, la prima, seguita da un'altra catenella. Saltiamo un punto di base, quindi questo punto qui, che è per me questo punto qui, entriamo nel successivo e andiamo a fare una mezza maglia alta, in questo modo. Una catenella, salto il punto successivo, vado in quello dopo ancora e lavoro un'altra mezza maglia alta. Una catenella, salto un punto di base, quindi vado in quello dopo e di nuovo faccio una mezza maglia alta. Proseguo così per tutto il giro. Terminato anche questo giro, come ultima cosa attorno al cuoricino dobbiamo ancora andare a fare un ultimo giro dove andiamo a fare 3 catenelle così e una maglia bassa sulla catenella del giro precedente. Quindi vedete, qui ho la catenella, mi inserisco e lavoro un punto basso. A seguire 3 catenelle, entro qui dove ho la catenella del giro precedente e vado a fare una maglia bassa. Ancora 3 catenelle e mi inserisco nella catenella del giro precedente, quindi nello spazio che c'è tra le due maglie, mezze maglie alte del giro precedente. Vedete che si creano questi specie di archetti e devo proseguire così per tutto il giro, quindi 3 catenelle e una maglia bassa che vado a fare appunto sulle catenelle del giro precedente. Allora, terminato anche l'ultimo giro, quando siamo arrivati qui alla fine dove abbiamo fatto l'ultima maglia bassa, prendiamo di nuovo il nostro filo sull'uncinetto e andiamo ancora a fare 10 catenelle. Che sono il pendaglio per un cuore che andremo a realizzare e che poi andremo a cucire assieme, ok? Quindi arrivati a questo punto possiamo staccare il filo e tagliare. Allora, per realizzare il nostro primo cuoricino da pendaglio andiamo a fare un anello magico. Così. All'interno del quale dobbiamo andare a lavorare dei gruppi di maglie mezze maglie alte. Facciamo 2 catenelle che sostituiscono la nostra prima mezza maglia alta seguita da altre 2 mezze maglie alte, quindi una e una 2. Adesso facciamo una catenella e a seguire altre 3 mezze maglie alte. Una catenella e altre 3 mezze maglie alte. Una catenella e le ultime 3. Aspettate, e le ultime 3 sì, mezze maglie alte. Una catenella ancora, andiamo a chiudere il cerchio tirando in questo modo e ci uniamo alla maglia d'inizio con un punto bassissimo e voilà.
A questo punto andiamo a fare 4 catenelle seguite da 3 mezze maglie alte che vanno lavorate sulla catenella del giro precedente, quindi nel mio caso qua. Quindi vado a fare 3 di nuovo mezze maglie alte nello stesso punto, puntando sempre in questa catenella. Così, una catenella e di nuovo sempre puntando nello stesso punto altre 3 mezze maglie alte. Poi facciamo una catenella, ci spostiamo nella catenella successiva del giro precedente, che nel mio caso appunto è qua, e di nuovo andiamo a fare 3 mezze maglie alte. E 3, 2 catenelle e di nuovo sempre puntando nello stesso punto altre 3 mezze maglie alte. A questo punto andiamo a fare una catenella, ci spostiamo qui nel buchino successivo e facciamo di nuovo 3 mezze maglie alte, quindi 1, 2 e 3, una catenella e altre 3 mezze maglie alte sempre puntando nello stesso punto. Concludiamo il giro con 4 catenelle e una maglia bassissima di congiunzione qui all'inizio, in questo modo. Adesso, ultimo giro, vado a puntare in ogni punto del giro precedente e vado a fare una maglia bassa. Quindi qui nell'archetto avevo 4 catenelle, andiamo a fare 4 maglie basse. Sulle successive maglie alte vado a fare una maglia bassa, appunto, per ogni punto che mi ritrovo. E procedo così fino a completare il mio cuoricino. Vedete? Procedo così anche per l'altro lato. Terminato il giro, possiamo staccare il filo e questo cuoricino che abbiamo realizzato andrà attaccato qui al pendaglio centrale che abbiamo fatto prima. Adesso dobbiamo ancora andare a fare 2 piccoli cuoricini che andremo ad attaccare ai lati qua, ok? E adesso vi faccio vedere come si fanno. Allora, andiamo nuovamente a fare un cerchio magico, seguito da 2 catenelle che sostituiscono la nostra prima mezza maglia alta, così, e poi all'interno del nostro anello magico dobbiamo andare a lavorare 12 mezze maglie alte. Tiriamo il nostro cerchio e andiamo a chiuderci con una maglia bassissima, in questo modo. Adesso dobbiamo proseguire e partiamo lavorando nel primo punto una maglia bassa, una mezza maglia alta, in questo modo. Dopodiché dobbiamo andare a fare 4 gruppi dove andiamo a lavorare 3 mezze maglie alte per ogni maglia,
quindi vedete che punto nello stesso punto, faccio la seconda mezza maglia alta, ripunto qui e faccio la terza in questo modo. Mi sposto nel punto a fianco e lavoro nuovamente 3 mezze maglie alte all'interno dello stesso punto. Ancora per il punto a fianco stessa cosa, sempre 3 mezze maglie alte all'interno dello stesso punto. E ancora uguale per il punto seguente. Adesso nel punto a fianco andiamo a lavorare 2 mezze maglie alte. In questo modo, e una maglia alta. Nel punto a fianco andiamo a fare una maglia alta e 2 mezze maglie alte. Procediamo per i successivi 4 punti a lavorare 3 mezze maglie alte per ogni punto. Nell'ultimo punto andiamo a lavorare una mezza maglia alta e un punto basso nello stesso punto. E voilà, ecco che abbiamo terminato anche questo piccolo cuoricino. Arrivati qui che ci troviamo al centro del lavoro, andiamo a fare 10. Andiamo innanzitutto a chiuderlo con una maglia bassissima, dobbiamo chiudere il giro con un punto bassissimo, dopodiché andiamo a fare 10 catenelle. E questo pendaglio qui lo andremo a posizionare, allora questo bisogna cucirlo qua, e questo qui lo andremo a posizionare più o meno quassù in corrispondenza di un altro pendaglio uguale che andremo a ripetere dall'altra parte. Quindi adesso dobbiamo andare a fare un secondo cuoricino così uguale identico e poi posizionarlo qui accanto cucendo il tutto. Allora guardate, ho cucito i cuoricini che abbiamo realizzato in questo modo e dopo sono andata a ripreziosire ulteriormente il mio fiocco cucendoci dei bottoni. Qui vedete, ho fatto un fiocchetto con l'astino di raso, qui ho attaccato l'appendino e quindi questo è, diciamo, il risultato finale. Adesso come ultimissima cosa vado a prendere il nostro sticker su base trasparente, quindi vado a staccare il mio sticker in questo modo, vedete che lui è su fondo trasparente, e poi vado a centrarlo e posizionarlo al centro del mio cuore di compensato e poi lo vado a fare aderire. E questo è il risultato. Quindi una volta attaccato anche l'adesivo, ecco che il nostro fiocco è terminato, è giunto al termine, spero che vi piaccia e che se provate a realizzarlo, mi raccomando, aspetto come sempre le foto dei vostri progetti sul gruppo di Facebook Maria e l'amico Uncinettine. Un bacione, ciao!